quanto intervento Ecoman, l'azienda che da molti anni effettua espurghi di pozzi neri e vasche biologiche, disinfestazione di reti fognarie con sistema termonebbiogeno, manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi condominiali e aziende. Inoltre, camion di piccole dimensioni permettono un facile accesso ai centri storici. Ecoman è a Chirignago in via Seggiano 208 o allo 041 544 2362. Il 25 aprile Milano si sveglia diversa. Spariscono le macchine dal centro e dal loro posto sbocciano meravigliosi giardini. È l'incanto di Fiori a Milano. Giunta alla 36esima edizione, quella di quest'anno è tornata più in forma che mai, curata nei minimi dettagli dalla Proloco di Milano in collaborazione con il Comune. Questo 25 aprile conferma ancora di più la bellezza di questa festa e come importante sia questa piazza Milano. 25 aprile, festa di San Marco, festa della Liberazione, ma anche festa dei fiori a Milano, e che quest'anno fa la 36esima edizione. Piante, fiori, attrezzi e alberi da giardino, ma anche mostre d'arte, musica, negozi aperti, iniziative per bambini. Un'infinità di attrazioni che hanno portato a Milano migliaia e migliaia di persone. Sin da questa mattina un mare di folla, ma perché questa festa piace così tanto? Forse perché è messa bene, è disposta tutta attorno proprio al centro storico, perché ci sono tante aziende particolari e chi vuole qualcosa di particolare legato al giardinaggio sicuramente qui a Milano lo trova, e poi perché tanta gente è affezionata a questa piazza e noi cerchiamo di portare sempre cose nuove in questa piazza di Milano. Sin dalle prime ore del mattino i visitatori si sono riversati nel centro cittadino, vivendo una giornata immersa tra i colori ed i profumi della primavera, avvolti dai raggi di un caldo sole. Sarò brevissima perché la giornata è molto calda ed è da stamattina che siamo sotto il sole. Per fortuna, dico, perché questa festa è sicuramente maggiormente valorizzata proprio da questa bellissima giornata. Fiori a Milano è una bellissima festa di cui andiamo orgogliosi come amministrazione e per la quale ringraziamo la Proloco e soprattutto l'infaticabile presidente Roberto Vallorini, a cui prego di fare un applauso per tutta l'attività che sta svolgendo. Numerose e variegate le proposte degli oltre 120 espositori giunti un po' da tutta Italia. È il trionfo del florovivaismo in tutte le sue forme: piante grasse, piante aromatiche e officinali, piante da esterno e da appartamento, fiori tradizionali e ultime novità. La natura non finisce mai di stupire, entusiasmando così tutti gli appassionati del pollice verde. La qualità dei prodotti proposti fanno sì che questa mostra mercato sia una delle più importanti del Veneto. Abbiamo oltre 120 espositori che vengono da tutto il nord Italia, compreso il centro, perché abbiamo anche aziende che vengono dalla Toscana, quindi con i prodotti più disparati, chiaramente sempre prodotti floreali o legati al giardinaggio e all'arredo da giardino. Poi abbiamo rose importantissime, sappiamo che il tema della nostra manifestazione è la rosa. Qui possiamo trovare rose antiche, rose da collezioni, rose inglese, ibridi. Quindi qualsiasi cosa qualcuno voglia sulla rosa qui a Milano la può trovare. E poi anche tutto il resto di piante, non manca niente. Qui vicino a noi abbiamo un'azienda che espone un po' tutte le piante officinali, abbiamo aziende che hanno più di 90 tipi di garofanini, un'azienda che ha oltre 30 tipi di lavande, un'altra che ha oltre 20 tipi di peperoncino. Quindi le cose più particolari, le cose più strane che vogliamo cercare, qui a Milano le abbiamo portate. Il fiore simbolo non poteva che essere la rosa, per tenere viva l'antica tradizione veneziana del boccolo, che prevede che ogni 25 aprile gli amanti regalino alla fidanzata un bocciolo di rosa rossa. Importante momento quello dedicato ai concorsi, con una selezionata giuria a valutare il miglior espositore, il miglior giardino e la miglior vetrina. È un grande successo questa 36esima edizione, perché il regalo più grande è sempre il tempo. Oggi c'è il sole, perciò è pieno di gente, però a differenza anche degli altri anni, io che ho fatto appena finito a fare la giuria, ho visto tante cose innovative, tante cose buone, belle, tanta qualità. Gli espositori hanno curato in particolare
tutta la decorazione, la presentazione, per non pensare poi a tutte le vetrine che abbiamo visto, che veramente siamo stati in difficoltà di poter assegnare le premiazioni, perché effettivamente c'è stato un impegno da parte dei commercianti di abbellire questa città. Si aggiudica il terzo premio Salone Glamour. Il secondo premio di questa edizione va a Oro Gioielli per la loro vetrina. Primo premio a il Venerdì. Venerdì. Premiamo l'Istituto 8 marzo Konrad Lorenz, un istituto che è un'istituzione realmente per Milano, sempre presente a queste iniziative. Oggi con noi gli studenti, eccoli qua. Una scuola che è un'istituzione perché è sempre presente in modo attivo alle diverse iniziative che vengono proposte. Fiori a Milano è anche occasione per analizzare il momento vissuto dal settore florovivaistico del territorio. Il florovivaismo in provincia di Venezia sta attraversando un periodo un po' di stasi, però è indubbio che c'è una grossa vivacità, una grossa ricerca, una grossa voglia di novità, e vedremo anche in tutto il territorio, ad esempio fra pochi giorni proprio la Riviera, ci sarà una grandissima manifestazione in Riviera del Brenta, quindi a pochissimi passi da qua, dove verrà presentata una nuova varietà di rosa creata apposta perché si vuole che rappresenti la Riviera, quindi questo territorio, perché Milano, Riviera, bene o male, sono due territori importanti con delle proloco, visto che io ho anche la delega del proloco, con delle proloco importanti per quelle che sono la provincia di Venezia, e mi auguro che sia una grandissima eredità che noi lasceremo a quella che probabilmente dovrebbe essere città metropolitana. Diciamo che non passiamo debiti, ma sicuramente passiamo alla nuova città metropolitana che sta arrivando, passiamo molte ricchezze, molta vivacità. Una mostra che si svolge in una giornata, ma che dietro vede il lavoro di alcuni mesi da parte della Proloco di Milano e di tutti i suoi volontari. Beh, diciamo che questa festa da oltre 20 anni la Proloco l'ha fatta diventare importante. Quando nel 95 noi cominciamo a seguirla c'erano 17 espositori. Adesso siamo a oltre 120 espositori, ma io dico sempre specifico 120 selezionati espositori. Non è un mercato, è una mostra dei fiori, per cui troviamo le piante più semplici, chiaramente, perché anche chi vuole mettersi i gerani o le petunie o cose. Però anche in questo caso abbiamo gerani e petunie particolari in tutti i colori, in tutte le cose. E poi le rose e tutte le altre cose. E la Proloco su questo ci ha messo molto del suo. Assieme siamo andati in giro in tutte le fiere più importanti, i mercati più importanti. Abbiamo cercato, selezionato le aziende, le abbiamo convinte a venire in questa bellissima piazza, e adesso sono loro a ringraziarci e dire che vogliono ritornare ogni anno qui a Milano.